Portare la musica nei luoghi della nostra storia, la musica, quella degli allievi dei licei musicali, i luoghi, quelli nei quali affondano le radici del nostro territorio e che lo rappresentano nel mondo, come il Parco Archeologico di Ercolano. È così che la città metropolitana di Napoli, con il sindaco Luigi De Magistris, ha voluto celebrare la festa europea della musica, facendo risuonare le domus, le insule, le terrazze e le cumani dell'antica Herculaneum, delle note dei brani dei più noti compositori, da Mozart a Donizetti, da Verdi a Vivaldi, a Rossini, a Paisiello, eseguiti dai diversi ensemble formati dagli studenti, a beneficio di visitatori e turisti. Oggi è una giornata straordinaria, ci sono 200 ragazzi che stanno animando gli scavi di Ercolano, una giornata europea della musica, la prima volta che si fa in città metropolitana, e partiamo da un luogo storico, quello che sono le nostre radici, è l'unico, uno dei pochi luoghi dove si vedono ancora case a due piani e edifici interi. Sono particolarmente contento soprattutto perché oggi il sindaco della città metropolitana, oltre al sindaco di Ercolano, Ciro Bonaiuto, hanno dedicato circa due ore al percorso, dando soddisfazione a questi ragazzi che sono mesi che si stanno preparando per questa iniziativa. L'evento giunge a conclusione del progetto I licei musicali e coreutici nei luoghi della musica, sviluppato nell'ambito della convenzione firmata lo scorso dicembre tra la città metropolitana di Napoli, il Teatro San Carlo, il Trianon Viviani, la Fondazione Cives e gli 11 licei dell'area metropolitana, il Melissa Bassi, il Margherita di Savoia e il Boccioni Palizzi di Napoli, il Grandi di Sorrento, il Moscati di Sant'Antimo, il Munari di Acerra, il Severi di Castellammare, l'Albertini di Nola, il Rosmini di Palma Campania, il Pitagora Croce di Torre Annunziata e il Pascal di Pompei. Abbiamo voluto fortemente come città metropolitana questa iniziativa che mette insieme alcune scuole della città metropolitana, questo luogo fantastico, patrimonio dell'umanità che è Ercolano con i suoi scavi, un lavoro di squadra che ho fatto insieme al Consiglio Metropolitano, al Consigliere Maddaloni, insieme al direttore e al personale tutto degli scavi, i ragazzi e le ragazze l'ho viste entusiaste. Mettere insieme storia, archeologia, bellezza, musica e giovani credo che è un connubio che dà l'idea della potenza di questi territori, potenza culturale, potenza di vita e anche grande opportunità di lavoro ed economica. Quindi proseguiremo su questa strada, diciamo che questo esperimento è andato benissimo e quindi lo continueremo.